Allora, eccoci qui per la nostra nuova puntata di WhatsApp, i nostri incontri virtuali e digitali con i protagonisti del cinema. Oggi è un piacere avere i fratelli Manetti, Antonio e Marco. Antonio, come va? Come state vivendo questo momento? Ciao, ciao, ciao a te, grazie dell'invito. Come stiamo? Stiamo bene, siamo a casa come tutti, la situazione è uguale un po' per tutti, insomma, no? È difficile perché è lunga, perché non si vede la fine, quindi speriamo come tutti, prima possibile, di poter uscire, lavorare, rincontrare le persone. Il nostro lavoro è un lavoro creativo che insomma anche da casa potremmo farlo, però in realtà insomma è un lavoro fatto di incontri, di parole, di sguardi, di set soprattutto. Il set chiaramente come sappiamo è una cosa molto difficile da riaprire per le distanze di sicurezza eccetera eccetera, ma ce la faremo, troveremo i modi e penso che insomma spero che usciremo prima possibile. Tra l'altro si sta discutendo molto di quando riapriranno i cinema della prossima stagione, uno dei film proprio più attesi è il vostro Diabolik con Luca Marinelli. Marco, a che punto siete? È finito il film? Ciao Andrea, ciao a tutti, un piacere riuscire a scambiare qualche opinione anche in queste maniere anomale, vedi, stiamo inventando tanti modi diversi, no? Di scambiarci opinioni, di parlare, di proporre film, quindi siamo contenti di essere qua. Sì, noi abbiamo finito le riprese, il montaggio principale, diciamo, del Diabolik, il nostro grande film, il film che sognavamo di fare da tanti anni, e in effetti ci siamo ritrovati in una situazione in cui non ci aspettavamo di trovarci e qualche domanda ce la facciamo, no? Sulla fruizione del film, su come andrà, su quando potremo mostrarlo. Noi in realtà in questo periodo di quarantena in famiglia, come dice Antonio, la creatività è scrivere, la creatività è pensare, la creatività è boh, ci sono tanti lati, no? Tanti aspetti della creatività, però poi il nostro lavoro squisito di registi, senza uscire, senza avere un qualche contatto, non riusciamo a farlo. Però in realtà in questa quarantena stiamo un pochino a rilento, ma stiamo procedendo con il nostro film Diabolik, stiamo rifinendo gli effetti speciali, stiamo finendo le musiche, stiamo facendo qualche ritocco di montaggio, quindi stiamo ancora lavorando col film con un tempo un po' più lento, che tra l'altro non è detto che sia una cosa negativa, è forse anche sotto certi aspetti un'occasione, no? Quella di fare meglio le cose senza avere delle scadenze così impellenti, quindi stiamo ancora rifinendo il film. Non so quando lo potrete vedere, non so come andrà. Noi speriamo di poter uscire più o meno in sala, più o meno quando era previsto, anche perché il film era previsto, insomma, tra un po' era previsto nel prossimo inverno, quindi chissà se non riusciremo anche a ricostruire, a far rivivere le sale. Noi lo speriamo tanto, noi amiamo tanto il cinema in sala, però poi siamo registi, no? I registi hanno qualcosa di cinico, no? Al di là di tutti gli idealismi, vogliono far vedere i loro film. Quindi, insomma, la mia speranza è di finire il film e di farlo vedere a più persone possibile e che piaccia a più persone possibile. Non sappiamo come, ce lo chiediamo, ma cerchiamo di non chiedercelo con troppo tormento, anche perché penso che è una situazione in cui noi dobbiamo osservare e capire cosa succederà, cosa si può fare e cercheremo di adeguarci, sperando che il nostro film sarà visto e che piaccia. E allora noi lo aspettiamo. L'ultima nostra domanda prima di lasciarvi, prima Antonio e poi Marco, dateci una visione da fare in questi giorni, un consiglio per i lettori di Otcorno su un film particolare, magari non troppo inflazionato da vedere o rivedere. Ma è difficile dare un film specifico. E noi stiamo insieme a Desiree, la figlia di Marco, facendo un bellissimo cineforum con gli amici di Desiree, con insomma, una ventina di persone, credo. Ed è molto bello. Vediamo tre film a settimana e li commentiamo insieme via WhatsApp. Ed è bello, un bel momento. Ci sono 2 ore, insomma, un'ora, un'ora e mezza. Di sera, in 3 giorni a settimana, come vediamo i film, cioè li vediamo prima separatamente e poi li commentiamo. Stiamo vedendo tanto, e quindi tanti film, e tra i film che stiamo rivedendo, ovviamente, che avevo già visto, devo dire che sono fantastici i film non sconosciuti assolutamente, che si conoscono bene, ma da rivedere assolutamente sia L'Odio di Kassovitz, che è veramente un capolavoro nella sua semplicità, ma nella sua forza,
e Pallottole su Broadway di Woody Allen, che secondo me non è uno dei più famosi di Woody Allen, ma è uno dei più belli, quindi va assolutamente rivisto. E poi un consiglio che posso dare, perché è difficile dirne uno, due, ma insomma, rivedetevi tutto Hitchcock, nel senso che vedete tutte le piattaforme che ci avete, tutto lo streaming che esiste. Quando è un film di Hitchcock, qualunque esso sia, va bene, ve lo vedete e passerete un paio d'ore fantastiche. Beh sì, la domanda del consiglio del film è una domanda molto difficile, no? Molto difficile soprattutto per chi ama molto il cinema, per chi ha poi un amore eterogeneo per il cinema, no? A noi, a me piacciono tanti diversi film, diversi tra loro, quindi mi è difficile fare questo consiglio e anch'io, visto che pure Antonio ha parlato del Cineforum, no? Mi verrebbe da parlare di questo Cineforum che stiamo facendo con più di 20, Antonio, con forse una quarantina di ragazzi giovani. Che partecipano con grande entusiasmo a questo cineforum via WhatsApp scrivendo, scambiamo un sacco di opinioni, ci sono le opinioni nostre, le opinioni loro, no? E questo cineforum ci sta un po' inorgogliendo perché in qualche modo ci stiamo accorgendo che stiamo facendo scoprire, no? A questi ragazzi dei film che loro non conoscevano e ci rendiamo conto che anche dei film dei presunti classici, magari i ragazzi non li hanno visti e non li conoscono. E quindi pure a me mi sembrava di andare a pescare lì, no? Nella nostra esperienza del Cineforum per capire, perché abbiamo imparato che effetto possono fare dei film che magari sottovalutavano, che magari non conoscevano, magari sono vecchi, no? Allora io mi verrà nel consiglio di consigliare tutti i film vecchi, non che io sia per forza un gerontofilo del cinema, ma a me piacciono anche i film nuovi, però i film della mia epoca, vecchi della mia epoca, mi sembra i film che ho gli strumenti per consigliare, che magari sono stati ignoranti, ignorati. Il grande cinema degli anni Ottanta, che è un cinema che noi ci ha cresciuto e che ha fatto dei grandissimi film, e non tutti, no? Giunti veramente fino ad oggi. E dall'esperienza del Cineforum, più o meno volevo fare delle citazioni. Anch'io pensavo a Pallottole su Broadway, anch'io pensavo a Hitchcock, perché Hitchcock è il maestro per me e per mio fratello del cinema, come dice Antonio, è quello che non sbagli mai, no? Quando vedi un suo film non te ne penti mai. Allora cerco di deviare un pochino, e dall'esperienza del Cineforum, sicuramente io propongo intanto un genere, no? Non che noi pensiamo che il cinema debba essere racchiuso in dei generi, però abbiamo scoperto, proprio facendo il Cineforum, che esiste un certo pregiudizio per la fantascienza, no? Per i film di fantascienza. I film di fantascienza sono dei film difficili, ostici, perché ci stanno quelli che amano solo il cinema d'autore, che li considerano dei film troppo spettacolari e troppo d'evasione, e invece quelli che magari amano il cinema troppo d'evasione e pensano che sono difficili, no? Film difficili da capire. E quindi la fantascienza è un genere che ha sempre uno zoccolo duro di pubblico che non ci vuole andare, no? A vederli. E invece, secondo noi, esistono dei grandissimi film in questo genere e in questo caso mi viene da consigliare i due grandi capolavori, perché entrambi li abbiamo mostrati nel Cineforum, Ridley Scott, quindi è un po' banale dire Blade Runner, anche perché poi è uscito il sequel recentemente, o Alien, di cui pure è uscito invece il prequel, perché Scott non si è fatto mancare nessuna delle due cose. Però Blade Runner e Alien sono due grandi film, sono due film che secondo me ti riconciliano con un genere che fa un po' paura. Certo, Blade Runner è un film difficile, non è un film che uno immediato, no? Alien è un film molto più diretto ed immediato, però sono due grandi film, uno che fa fare delle grandi riflessioni della vita, un altro è un film di suspense quasi perfetto, no? E quindi vorrei consigliare questi due film, ma in generale di riguardare il grande cinema di fantascienza, perché la fantascienza è un genere strano, perché ci sono anche tanti film brutti, è vero, no? Che la fantascienza ha prodotto, però quando sono grandi sono grandissimi. E penso che poi questa quarantena, questa situazione casalinga, in qualche modo spinga, in qualche modo a frequentare quel cinema, che è il cinema poi che noi manetti forse amiamo di più. Che è quel cinema che è contemporaneamente di intrattenimento e d'autore, cioè un cinema non d'autore militante, difficile per il più, ma neanche di intrattenimento militante rispetto agli incassi e al guadagno, ma quel cinema di intrattenimento che riesce a fare qualità, quel cinema di intrattenimento che riesce a essere grande cinema, no? Quei film che sono B-movie ma non sono B-movie, no? Quei film che sono di genere ma non sono di genere, non so se mi spiego. E in questo senso, quindi dopo aver citato due film precisi, specifici, forse non troppo sconosciuti al momento, anche a me vorrei lanciare invece la visione di un regista, come Antonio ha detto Hitchcock, che comunque è il maestro dei maestri, e
In questo momento un regista che io consiglio vivamente anche a chi per una certa ritrosia verso il cinema cosiddetto di serie B lo ha sempre evitato, che è John Carpenter. Noi pensiamo che John Carpenter sia uno dei grandi registi della storia del cinema, un regista però che, soprattutto nei suoi grandi film, non ha mai cercato di essere troppo mainstream, non ha mai cercato di essere troppo riconosciuto come autore. È un regista che pure quando viene intervistato rifiuta, no, il suo status di autore, però secondo noi autore è perché ha un marchio, perché ha un passo, perché ha uno stile. Quindi io consiglierei di vedere i film di John Carpenter. Citandone qualcuno, io citerei 1997 Fuga da New York, grande capolavoro del futuro distopico, e consiglierei Halloween, uno dei più grandi horror di suspense mai fatti, semplicissimo ma agghiacciante in certi momenti. Citerei Essi vivono. Essi vivono è un film politico, un film che ha una natura profondamente di serie B. Senza paura, il protagonista è un wrestler, no? L'attore che fa il protagonista, Piper Lori, Roddy Piper, scusate, Piper Lori è un'attrice, figuraccia, però non vuole, non, me la tengo, la pubblico. Eppure, nonostante questo, è un film che colpisce, che rimane impresso, che ricorda. Quindi io consiglierei di vedere tanti film di John Carpenter, soprattutto questi tre.